qui Wolf. E Jacopo Mi. Naturalmente avete visto, è ritornato Mina di Gioco. Sì, vabbè, sempre quello lì c'è sempre, normalissimo. Adesso naturalmente... Poi magari scopriamo che tutti i nostri video sono registrati senza voce. No, perché certi l'ho già... No, ma si sta muovendo strano, vedi? No, normale, Minecraft lagga sempre. Guarda che combattere col sim è tanto comodo. Perché? Ah, giusto. Abbiamo finalmente scoperto cos'è l'incudine. Tra l'altro ha già pure una crepa, se non sbaglio. Una crepa, sì. Ecco, suggerirei non combattere No, perché, le torce. Cioè, ma no, ma non riesco a capire perché questa visuale qua intanto mi dà questi problemi qua. Tipo? Che problema ha? Guarda. Non vedo niente. Si muove da solo? Cioè ha la... Cioè tu... Ah, è troppo fluido? Cioè no, è praticamente tu appena lo tocchi non è che si ferma. Ho capito, è troppo sensibile, succede. Allora facciamo una cosa, opzioni, controlli. Boh. Per me? Per me no. Teniamo al 100%. Ecco. No, lo fa. Vabbè, è proprio una cosa sua. Sì. Dov'è che stiamo andando? Perché mi sono dimenticato di recuperare la pietra. No, sì, ma... perché avevi lasciato la porta aperta. Lo so, adesso ritorno. Sì, ma dai, però è troppo scomodo giocare così. Perché? Cos'ha che non va? Ma io non ci vedo niente di strano. Perché secondo te è normale che si muova tutto a scatti? Lo fa già di suo, ogni tanto. Questo non l'autorizza a farlo. Vabbè, quanto sto. Terra, 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 mamma. Dovrebbe esserci del ferro. Aglia. Questa musica non mi piace. Sì, dai, ma guarda! Vedo, vabbè. Chiudere la porta sempre. Intanto chiudiamo questa qua. Sì, però non ti autorizzo ugualmente. Tu mi devi autorizzare, lo fai. Lagga da bestia. È questo che ti stavo dicendo. Guarda. So già che a molti sembra quasi che sia uno scemo che sta giocando, ma è che lagga. Cerchiamo di non farci uccidere, Wolf, perché ci siamo dimenticati di fare quella cosa fondamentale che tu sai. Pazienza, cerchiamo di non farci uccidere. Guarda! È super laggato. Allora ragazzi, vi lasciamo qua perché lagga, richiudiamo tutto e riapriamo tutto alla prossima. Vedo. A giocare così però un po' insensato. Apri la console di comando. Vediamo quanto RAM sto utilizzando. No, ma non è... Ma non so perché lo fa. Cioè, perché con gli FPS... Sì, 30 FPS alti. No, sembra che stia andando tutto normale. Non sta usando troppa RAM né memoria allocata. Sì, vedo che lagga un casino, ma gli FPS... FPS 0? Sì, se vedi che... Non sono stabili. Non sono stabili, sì, va a zero. Ragazzi, è andato a fanculo Minecraft. Allora, facciamo una cosa, adesso chiudiamo questo video, la prima parte, e ritorniamo quando abbiamo controllato che non ci sono problemi, proseguiamo. Ok, quindi ci vediamo dopo. Ciao. Tutti ragazzi, siamo tornati. Sì, perché ci ha fatto ripetere tutto da capo, vabbè, fa niente. Ah no, eravamo giusti, sono io che sono scemo. Giusti. Allora, siamo tornati, ha smesso di laggare, già che ci siamo abbiamo pure cambiato versione per star più comodi, abbiamo attivato la minimappa, i frame rate come notate sono aumentati di molto. Sono sempre uguali. No, sono molto aumentati, li ho trovati anche a 45 eccetera. Ci sono più junk update, quindi potete notare che praticamente i cubetti si aggiornano più velocemente.
E la cosa interessante, diciamo, 44. sulla 1.7.2. Sì, vabbè. Magari l'1.7.4 che l'abbiamo cambiato versione perché era più comodi con la minimappa che con l'X-Ray. Però vabbè, non conta. Sì, perché mi sembra che la minimappa forse non l'abbiamo trovata per 1.7.4. No, non l'abbiamo ancora trovata perché non è ancora stata fatta. L'X-Ray no. C'è stato un aggiornamento invece, non so per cosa. Forse è uscita una nuova versione di Minecraft. No, anche perché poi soprattutto era, cioè praticamente non possiamo fare convivere insieme, giustamente. Non possiamo? Ah, giusto, non possiamo usare tutte e due le mods. O usi una, usa l'altra, quindi usiamo. Perché non so, non saranno compatibili. Ci stava scritto infatti dai produttori che non erano compatibili con altre mod. Ma il problema è che non abbiamo proprio trovato, mi sembra, nessuna che sia compatibile con. Vabbè, le minimappe X-Ray non vanno d'accordo, pazienza. Tanto poi speriamo comunque che le altre mod vadano a posto, tipo l'Industrial Craft o cose simili. Industrial, che teoricamente non dovrebbe, non c'entra niente con la minimappa. Non so, magari usa dei tasti simili, boh, vediamo insomma. Allora, intanto vi diciamo subito che abbiamo lasciato perdere la casa perché io e Wolf ci siamo messi d'accordo che in una prossima puntata futura penserò a renderla esteticamente un po' più bella perché non mi piaceva esattamente come era l'entrata della miniera sporgente. Però vabbè, piccolo disguido che poi risolveremo. Ci sono delle varie cose che adesso dovremmo risolvere. Sì, perché vabbè, Minecraft all'inizio è sempre un po' un casino. Bisogna stabilire tutto pronto. Porta? ma intanto questo lo devo ancora finire. Sì, però. Sai, perché stiamo lavorando di notte. A parte che comunque non si vedono. Nella minimappa non mi sembra di vedere mob in giro. Però sì, no, sì, si stanno spawnando molto vicini anche al punto. Aumenta leggermente l'ingrandimento della minimappa, così ti avviso io se c'è. Doveva essere alt, se non sbaglio. Ah no, per diminuirlo. Allora X. Sì. No. Aumentarlo voglio. Va bene così. Ok, praticamente. No, così non capisco dove sono. Aumentalo su. Così. Sì, sono tutti sottoterra. Meglio. Io non so perché di notte si spawnano sottoterra e di giorno non si spawnano sottoterra. Di giorno scompaiono, di notte. No, però ce n'è uno, mi sa che sopra, vedi? Sì, vedo. Ma non è tanto vicino, distante per ora. Quel perua che non mi piace. È di qua. Si sta avvicinando. Ma perché intanto fa un po' abbiamo aumentato perché ho finito la terra, quindi. Meno male. Per una volta sono contento. Perché mi preoccupa un po'. Però vabbè, pazienza. Noi dobbiamo essere rilassati, è la nostra promessa che abbiamo fatto. Quando giochiamo in estrema, rilassati. Entriamo in casa. Controllare sempre che sia tutto chiuso. E che non ci siano creeper. Adesso qua chissà se in un futuro provvederanno a fare dei mob che aprono le porte. Sarebbe interessante. Ma anche no. Guarda un po' quanti lingotti che abbiamo. Ok, no. Adesso direi di mettere oro. No. Oro. Si sta. Che bello! C'è un mob che si sta avvicinando alla. Visto. Alla piantagione. E non è sparito. Ce n'è uno che è esattamente a sinistra della nostra casa, ma per fortuna non può entrare. E dentro non c'è nessuno. Quindi okay. Possiamo ritenerci fortunati. E cos'è? Ecco, è proprio qua. No. È uno zombie. Infatti è bruciato. Meglio così. Strano che non abbia lasciato tipo carne marcia. Mangia. Giusto. Dai, tanto no. Non c'è nessuno da quattro. La minimap è utilissima anche per vedere dove sono i mob. Ecco, magari fra un paio di puntate facciamo la cosa notturna della battaglia contro i mob. Ma non sappiamo se farlo in questo qua pure, no, perché. Sì, la facciamo qua che tanto abbiamo promesso di stare tranquilli. Tanto anche se moriamo riniziamo la serie. Ma io dico che col mio esperto fiuto, naturalmente lo faremo senza mod. Giusto? Senza mod andiamo a fare. No, con la minimappa e disabilitiamo la visuale dei mob. Con la minimappa pura. Ma come mai si sono spawnati due mob? Sì, vabbè, qua sopra. Quindi giochiamo con la minimappa. Senza visuale i mob, solo per capire dov'è casa nostra, perché sennò poi non ci capiamo più niente. E che avere i mob così vicini non è che sia tanto. Non è che sia una cosa da rendermi tanto tranquillo. Pazienza. Magari la battaglia contro i mob la facciamo quando abbiamo l'armatura.
No, no, Quindi no, perché se no avanti. la sprechiamo. Perché sia così per sicuro che avrà dei danni. Allora no, la facciamo normale. Da un giorno all'altro ci viene la voglia, la facciamo. Sono veramente vicini. Sì, Sì, pazienza. probabilmente sono creeper o ragni. Dal colore direi che sono zombie. Ma i zombie dovrebbero morire. È vero, boh, saranno creeper, può essere. Ragni non credo, perché i ragni se non sbaglio erano rappresentati con un colore diverso. Boh, vediamo. Tanto se sono creeper ci possono solo fare un favore in questo momento. Sperando che non ci distruggano casa nostra. No, non si avvicinano così tanto. Anzi, gli andiamo incontro. No, ma infatti perché si... Carbone. Sei tu? Perché se tu vedi ci sono anche dei mob lì sottoterra. Sì, vedo. Siamo in zona pericolo, dove c'è tutta la sabbia e l'arenaria. Sì, ci sono dei mob che si sono spawnati sottoterra esattamente sotto di noi. No, sotto la piantagione che abbiamo già coperto, che è a 2 passi da noi. Che Ci bello. sta spawnando un po' di mob sottoterra, ma vabbè, ma non c'è problema. Beh, procuriamoci tanta terra che ci fa sempre comodo. Anche perché se dobbiamo finire la fattoria. Ma La fattoria della nonna, io. Allora, lasciamo stare. ecco, ricordiamo sempre ragazzi, se volete fare dei gameplay, potete benissimo iniziare con registrare la PlayStation o la console, quello che usate, con il videoregistratore a cassette della nonna. Basta che non usate telecamera perché registrare il TV con la telecamera mi pare un po'. Bah, a meno che non sia una telecamera in HD, però fa schifo lo stesso. Poi conosco gente che registra col telefonino. Sì, però il telefonino è moderno, almeno se ha una telecamera. Dovrebbe essere tipo 12 megapixel, 8, ma la telecamera che ho io da 4 onestamente non la userei mai per fare una cosa simile. La cosa migliore sarebbe avere un amico che chiede l'HDPV. Sì, un bel HDPV ci sta. Ponte il gatto, avermi tutto quello che volete. Basta che sia un Sì, apparecchio. vabbè, l'Elgato è sempre un HDPV se non sbaglio, cioè No, il l'Elgato. gatto forse è ancora meglio dell'HDPV, però vabbè. Sì, ne ho sentito parlare molto bene perché dicono che. È più piccolo rispetto all'HDPV, però anche è vero che rispetto all'HDPV hai meno possibilità di registrazione perché hai soltanto l'HDMI. Sì, E è vero, questo cavolo. per PlayStation 3 è un po' un problema. Vabbè, se è il coso che toglie la protezione come noi non è poi un così gran E problema, ma vabbè. penso, cioè, devi comunque spendere altri soldi. Vabbè, 20 euro in più. Sì, che poi alla fine costa 19 euro più quelle 3-4 euro spedizione. 19,90 più 3 euro di spedizione, 3-4 euro di spedizione dalla Germania. Adesso tutto il mondo con posta prioritaria, che per prioritario non è perché ti arriva dopo 3 anni, però vabbè, insomma. Questo spiega perché praticamente io l'avevo, no, finché l'ho chiuso più o meno a Natale perché ho dovuto aspettare che Amazon me la spedisse tutto. Che poi non l'abbiamo acquistata su Amazon ma su eBay. No, cioè la PlayStation. Ah, la A PlayStation. Natale, poi tempo di ordinare quello lì su eBay, che ci arrivasse dalla Germania e Sì, tutto. appunto, è stato un po' un casino, ma ci siamo riusciti e se ci riusciamo noi ce la potete fare anche voi e anche Stefan Kaus, tu. Scusate la precisazione di Stefan No, Kaus. che poi adesso speriamo, ma adesso non so fare questo video Speriamo che qua. torni. Non sappiamo quando l'abbiamo caricato, quando caricheremo il Speriamo che video. saremmo riusciti almeno a caricare un video di Digimon, visto che è Sì, stato speriamo che apprezzato. Stefan Kaus ritorni al più presto. Adesso ha dei problemi perché Dobbiamo alla base è in ricordarci, casa dai creeper. no, dobbiamo ricordarci di non dire più ai nostri amici americani che lui è mezzo comunista. Sì, esatto. E poi dobbiamo anche ricordarci che insomma lui è Stefan Kaus, quindi è speciale. E merita un trattamento speciale, in quanto è il nostro. Cos'è per noi? È il padrone del Sì, quello canale. che ha fatto il canale, insomma. Quindi è molto speciale, lo salutiamo anche oggi che non è potuto esserci perché tanto non c'è mai. Cioè, vogliamo dire, non c'è perché, vabbè, ha avuto i suoi impegni, anch'io a volte non posso esserci anche se ci sono lo stesso. Non so cosa sto dicendo. Vabbè, passiamo alla fase tipo dei crediti. Ecco, fino ad oggi noi abbiamo fatto tanti video e abbiamo utilizzato tante cose altrui, tipo saluti, eccetera. E quindi voglio parlarvi un po', voglio ringraziare tutti quelli che in questi mesi, non credo che abbiamo già fatto il nostro primo anno, ci No. hanno sostenuto.
Quindi inizia un lungo elenco tra cui abbiamo sicuramente Michael Righini con sua bestia, che ti salutiamo a bestia. Abbiamo Che poi no, Gabbo. adesso, ma che c'entra lui? Gabbo è grande anche lui. Ma Poi Johnny. abbiamo Frank Matano, abbiamo, come si chiamano gli altri? Abbiamo Johnny Creek, che sicuramente ci è stato molto d'aiuto perché in tutti i nostri video abbiamo messo tutti i suoi tag e voi digitando Johnny Creek trovate i nostri video. Come Come ultimo ultimo risultato, tra l'altro. Poi abbiamo, ringraziamo Soldato Solitario, che adesso non so, ci metteremo d'accordo perché noi lo conosciamo di persona e abbiamo, insomma, ci metteremo d'accordo magari per fare qualche video assieme. Siamo molto contenti, No, perché guarda che io contento non per voglio quello. avere niente a che fare con quelli che giocano con la Wii. Vabbè, insomma, Wolf è contrario alla Wii, quindi ringraziamo anche la Wii, la Microsoft, la Xbox, Che è fatta dalla Microsoft. Sì, appunto, quindi è una merda, però. No, ecco, giusto. È l'unica cosa che è uscita da Microsoft, a parte Internet Explorer, che quello sì è un obiettivo che è stato raggiunto con successo, direi. Sì, perché si può dire che un sistema di ricerca in te più bagato di colori non esiste. Sì, infatti, ha battuto il record mondiale, onestamente mi pare che sia una cosa che. Cioè. Dico in Poi danni fieri. altri crediti, direi che possiamo ringraziare. Che altri possiamo ringraziare? Allora, direi. Beh, Stefan Kaus che ha fatto il canale, anche se poi si era dimenticato di averlo fatto, ma per fortuna noi gliel'abbiamo ricordato e siamo tornati. Poi direi. Beh, per adesso, mentre stiamo registrando abbiamo 21 iscritti, quindi li ringraziamo. Magari speriamo di averne un pochettino di più Ecco, quando lo i caricheremo. nostri grandi iscritti, tutte le parti del mondo, eccetera. Abbiamo anche visto dei vietnamiti. Ringraziamo i vietnamiti. Anche poi, ecco, cosa abbastanza interessante è che noi abbiamo visto la durata media della visione con l'italiano uguale a quella messicana. Sì, e poi soprattutto ci siamo accorti che riceviamo tante visualizzazioni dall'Australia. Ringraziamo quindi anche i canguri e promettiamo di fare più salti di qualità dei nostri video. E, insomma, ringraziamo iPort Security, che naturalmente non c'entra un cazzo, però fa niente. Direi di mettere anche qua una torretta, ecco. La torretta. Hai Sì. giocato troppo a Call of Duty, sai? Vabbè, qua non si capisce naturalmente, ecco. E tante 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 torce. Ecco, ringraziamo anche la società che produce le torce. Chiunque esso sia. Ecco, e sento dei rumori. No, mi sono sbagliato. Torce dappertutto. Ringraziamo società che produce le torce, Notch, Herobrine. Qua mettine anche qua che non hai fatto la stessa cosa che hai fatto di là. Tipo metterle tutte fino in fondo dove c'è l'acqua. Sì. Che è utilissimo. Così se l'acqua esce, spegni le torce. È utilissimo. Che illumina tutto. Voi non vi immaginate quanto crescono velocemente le piante quando hanno più luce. La mia impressione Oh, ci sono dei creeper. Cosa c'è che non va? qua Sì, lì dentro, esatto. Esattamente dove. No, 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 no. Non si fa col piccone. No, 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 sconsigliato. Vabbè, finché sono lì. Per me va bene, finché sono lì. Questo è uno sport molto divertente. Basta che non li fai saltare dentro. Ce ne sono ancora due. No, sì. Boh, ritorniamo su presto. cosa. Non Mettiamo. abbiamo la visuale notturna, però pazienza. Sì, mettiamo un paio di torce anche qua. Che almeno sappiamo. Ecco, carne. Che almeno non si dovrebbero più spawnare, almeno dovrebbero tenersi lontani. Perché è preoccupante il fatto che. Ce l'abbiamo avuti così vicino. Ecco, appunto. Non si sa mai che riescono a sfondare il muro. Sembra un po' difficile. Ecco, meno male che Wolf se ne è accorto, poi vabbè, ce ne sono ancora che si stanno spawnando. Dai, però. Però pazienza. Sto anche un po' stufando. Cosa facciamo? È notte. Notte, certo che è notte, si vedeva già da qua. Allora, ci sono delle piantine che non crescono affatto, vabbè, sarà Vabbè, adesso perché. poi. Adesso dormiamo. Direi di chiudere qua la puntata. E alla prossima rinnoviamo la casa col progetto di No, Jacopo. la prossima dobbiamo ancora. Dobbiamo trovare. Tagliamo naturalmente fuori. E E poi no, facciamo. dobbiamo anche. E sistemiamo la scala. Ma che cazzo. Quindi, bella a tutti da Wolf. E da Jacopo Mille.